Considerando anche i campionati del mondo, le medaglie d'oro guadagnate dalla scherma italiana ammontano a 72. È un numero cospicuo, glorioso, un patrimonio veramente importante, ma che comporta di conseguenza anche una forte responsabilità. Certo che a Tokyo noi andiamo senza eccessive pretese, anche per il fatto che stiamo appena ora uscendo da una grave crisi che ha travagliato la nostra scherma, ma che effettivamente dà dei segni di grossa ripresa per il fatto che molti elementi giovani si affacciano oggi alla ribalta internazionale. Quella di Roma è stata l'Olimpiade che ha visto in gara il maggior numero di competitori. Non solo, ma si è registrato un progresso tecnico generale notevole, specialmente evidente nei paesi dell'est europeo. Unione Sovietica, Ungheria, Polonia, Romania hanno compiuto progressi notevoli, inserendo i loro campioni nei primissimi posti nelle classifiche maschile e femminile delle varie armi. Anche a Tokyo sarà così, con l'aggiunta dei rappresentanti di Francia e degli Stati Uniti decisi a prendersi la rivincita dopo le delusioni di Roma. In allenamento gli sciabolatori per Tokyo. Vorrei presentarvi la squadra di sciabola che va a Tokyo, ma siccome c'è sempre un ostacolo fra noi e il pubblico, sarebbe la maschera, vorrei fermare un momento i ragazzi. Ragazzi, fermatevi. Vorrei presentarvi Paolo Calanchini, che ha fatto le Olimpiadi di Roma, e poi il signor Chicca Pierluigi, anche lui le Olimpiadi di Roma. E qui ci sono altri due dei nostri ragazzi, Mario Ravagnan, che ha partecipato a Melbourne alle Olimpiadi e anche a quelle di Roma, e il nostro campione d'Italia attuale, il Cesare Salvadori di Torino. Ragazzi, continuate pure. E noi vi presentiamo Vladimiro Calarese, terzo a Roma, campione del mondo con la squadra nel 58 e in pedana ancora a Tokyo sia nell'individuale che nel torneo a squadre. Questo è il gruppo dei nostri fiorettisti.